Hanno partecipato numerosi fedeli ieri alla Santa Messa delle ore 18 nella parrocchia Sacro Cuore di Caltanissetta. Dopo un momento dedicato ai ragazzi e alle ragazze del catechismo nel primo pomeriggio, la festa di San Giovanni Bosco è stata scandita da una solenne celebrazione eucaristica, presieduta da Monsignor Salvatore Romeo, vescovo eletto di Noto. Uno degli ultimi appuntamenti per lui in qualità di parroco nella chiesa annessa a quell'oratorio salesiano che in passato ha accolto tantissimi giovani della città. Dal 1 marzo rivestirà il ruolo di nuovo parroco Monsignor Onofrio Castelli, il quale continuerà anche a ricoprire l'incarico di vicario generale della diocesi nissena. Un giorno speciale perché abbiamo ricordato il santo dei giovani, San Giovanni Bosco, abbiamo ricordato la sua vita, la sua passione, il suo amore per le nuove generazioni. Poi ho sempre vissuto questo giorno con grande dedizione, con grande trasporto, perché questa è la casa di San Giovanni Bosco e tanti nisseni hanno vissuto la loro fanciullezza, la loro giovinezza in oratorio. Sicuramente è un giorno importante che porterò nel cuore perché porterò sicuramente nel mio animo e nella mia giornata terrena la città di Caltanissetta, così come la parrocchia Sacro Cuore e l'amore per la chiesa di Caltanissetta. Una celebrazione, quella in occasione della festa di San Giovanni Bosco, che è stata vissuta anche dai parrocchiani con grande emozione, ai quali Monsignor Romeo rivolge un messaggio. E sicuramente non li lascio perché li porto con me nel cuore, continuerò a pregare per loro, pregherò con loro perché siamo nella Chiesa di Cristo e la Chiesa è una, di continuare a coltivare quel sogno di vivere in comunità perché la parrocchia è la loro casa, è la loro famiglia e insieme devono costruire quel sogno che è nato tanti, ma proprio tanti anni fa, il sogno del Cristo di essere una sola cosa e di crescere insieme nella fede.